Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività, una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Si può iniziare da un ripasso di quelli che sono i diritti e i doveri dei cittadini sanciti dalla Carta fondamentale, ma si deve andare oltre e ritrovare la via maestra, come suggerisce il titolo dell'evento per andare insieme per la Costituzione, che si terrà a Roma sabato 7 ottobre, grazie alla CGIL e a oltre 200 associazioni distribuite sull'intero territorio nazionale. L'Abruzzo e il Molise hanno risposto con una maxi mobilitazione che conta già 2.500 persone. E questo ci fa capire come le persone vogliono che le politiche economiche e sociali del Paese siano improntate ai valori indicati nella nostra Costituzione. E quindi lavoro, lavoro, lavoro stabile, lavoro non precario, rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro, pace, giustizia, accoglienza, sanità. In questa NADEF è previsto un definanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, una cosa gravissima. Istruzione, pensiamo al dimensionamento scolastico delle aree interne, l'ambiente che va preservato e curato. Due cortei previsti a Roma con appuntamento alle ore 13 partiranno da Piazza della Repubblica, da Piazzale dei Partigiani, per poi arrivare in Piazza San Giovanni, dove alle 15:15 inizieranno gli interventi delle associazioni aderenti e le conclusioni del segretario generale della CGIL Maurizio Landini. Partiremo con oltre 40 pullman, un treno speciale che fermerà le stazioni di Pescara e Chieti, che porterà a Roma più di 400 partecipanti. La Freccia dei Diritti, si chiama così il treno, partirà alle 9:25 da Pescara Centrale. Inoltre, gli autobus diritti on the road partiranno da tutto l'Abruzzo e dal Molise, confermate in decine di comuni. Siti della CGIL ci sono tutti i dettagli organizzativi per le partenze, i numeri di telefono, soprattutto per chi volesse ancora prenotarsi sui nostri pullman in base ovviamente alle disponibilità. E poi anche sul sito delle 21 associazioni potete trovare sia le motivazioni della manifestazione, ma soprattutto a questo punto i dettagli organizzativi per poter partire con noi sabato, e vi aspettiamo in tanti, ma siamo già davvero in tanti.